Io sono Erika Sambuco e rappresento i vini di Terre del Granito, Agricop Isola d'Elba, un'azienda medio-piccola dell'isola che ormai, diciamo, già da qualche anno è sul territorio e vanta, insomma, discreti prodotti. L'Elba ha una storia di viticoltura fin dal tempo degli Etruschi e diciamo che quindi siamo molto fieri e orgogliosi dei nostri vini e dei nostri prodotti. Qui stasera abbiamo portato il rosato e il procanico, che sono due vini differenti, sia perché, diciamo, al di là della tipologia del vino, ma proprio anche perché le nostre vigne non sono su un unico territorio e quindi sono sparse da Marina di Campo a Lacona, e questo cambia proprio la tipologia del vino, le caratteristiche, da un terreno magari più minerale a uno più argilloso, quindi anche un vino proprio racconta l'isola, la nostra terra. In particolare, i vini che avete portato questa sera, quali caratteristiche le contraddistinguono? Allora, il rosato è, diciamo, il nostro fiore all'occhiello dell'azienda, ha vinto anche dei premi, l'abbiamo portato a Rosati d'Italia, è un prodotto su cui noi puntiamo molto, considerando anche, diciamo, la svolta negli ultimi anni che ha avuto il vino rosato anche a livello internazionale. I tedeschi o comunque il turismo elbano hanno un bel riscontro con questo vino ed è un prodotto da uve di Sangiovese e Syrah unite insieme, che per esempio a seconda delle annate viene unito anche con uve d'Aleatico, che è un'uva tipicamente elbana, quindi è una bella caratteristica, è un rosato unico. Quindi, diciamo, si può dire un perfetto modo per ricordare appunto i sapori e i profumi dell'isola d'Elba. Sì.